Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora riprendiamo il filo del discorso dell'altra volta e una piccola premessa. Le materie che trattiamo oggi e che abbiamo trattato lunedì sono complesse. Richiedono, io queste materie le tratto anche dove insegno mercati e strumenti finanziari, ci partono 12-15 ore per trattare queste tematiche. Per cui devo farvi un corso accelerato fondamentalmente, per cui cercherò di darvi l'essenziale nei termini più chiari possibili, però vi esorto, se non sono chiaro, a segnalarmelo, perché ribadisco, la materia non è che sia proprio semplicissima. Allora, ripercorriamo un attimo il discorso, l'impostazione che abbiamo seguito l'altra volta. Sappiamo che le aziende, per determinati aspetti del loro ciclo produttivo, possono essere esposte a dei rischi di qualche natura. L'azienda che deve comprare una certa merce che è quotata sul mercato e quindi ha un prezzo che fluttua è esposta al rischio che il prezzo di questa merce salga tanto da creare dei problemi di margine. Quando una barilla deve comprare tonnellate su tonnellate di cereali per produrre i suoi prodotti e si vede il mais, il grano e tutti, lo zucchero, tutto quello che le può servire, che cresce di prezzo sui mercati finanziari, si trova a subire dei maggiori costi che in qualche modo deve cercare di recuperare. Allo stesso tempo ci sono aziende, magari anche la stessa Barilla, che il capannone non se l'è comprato e pagato tutto cash, se l'è comprato, se l'è fatto finanziare da una banca, con un mutuo magari a tasso variabile perché costava meno del tasso fisso, poi i tassi di mercato cominciano a salire, aumentano i costi di finanziamento. E poi ci sono aziende come gran parte di tutte le aziende del comparto ceramico della provincia di Modena, che fatturano anche il 90-95% verso l'estero, spesso verso gli Stati Uniti d'America, per cui possono avere dei problemi di cambio, perché magari il cliente americano dice: ok, io ti ordino milioni di piastrelle, però te le pago in dollari, anziché in euro. Per cui magari possono avere il problema del cambio di valuta. Come ci si difende da questi rischi? Si può andare da una banca e chiedergli: mi fai una polizza d'assicurazioni sul prezzo dello zucchero in modo che se sale io non ci perdo? Si può fare, questi sono i cosiddetti derivati over the counter, non regolamentati, sono dei contratti uno a uno, un'azienda chiama, prende il telefono, chiama la banca e le chiede di fargli un contratto di copertura su un determinato rischio. Oppure l'azienda chiama un'altra azienda che magari ha il problema opposto al suo, nel caso di Barilla che deve comprare lo zucchero. L'azienda col problema opposto potrebbe essere chi lo zucchero lo produce, perché se Barilla ha il problema che il prezzo dello zucchero possa salire, l'azienda che produce lo zucchero ha il problema contrario, cioè ha paura che il prezzo possa scendere, quindi hanno due problemi contrapposti e allora potrebbero decidere di assicurarsi a vicenda fondamentalmente. Una cosa importante è che siccome nessuno di noi può prevedere il futuro, noi cerchiamo soltanto di proteggersi da qualcosa che potrebbe succedere. Quindi a volte capita che noi spendiamo per coprirci e non era necessario, ma saperlo prima era facile. Quindi c'è un problema di necessità di copertura di rischi che potrebbero manifestarsi. Qua si può fare fondamentalmente in due modi. Torniamo al caso che vedevamo l'altra volta della compagnia aerea. Io devo comprare ogni 3 mesi 1 milione di barili di petrolio, no? Per far volare i miei aerei. Allora io potrei fare due cose. O me li compro subito, tutti quelli che mi serviranno, così se poi il prezzo sale, chi se ne frega, li ho già comprati, però se io compro già oggi quello che mi serve tra un anno, per un anno da qualche parte lo devo stoccare. Okay? E poi lo devo anche pagare subito tutto. Con i derivati si risolvono entrambi questi problemi, perché io comprando un futures sul prezzo del petrolio, mi sto impegnando oggi a comprare 1 milione di barili di petrolio tra X mesi, quindi sto differendo l'acquisto. In mezzo a tutto questo, che cosa succede? Che il problema dello stoccaggio è di qualcun altro, perché non sono io che devo tenermi in casa quella merce lì per un anno in attesa che mi serva, se la tiene in casa qualcun altro e poi me la porterà quando mi servirà. Quindi il problema dello stoccaggio l'ho risolto, ovviamente non gratis, ok? Non l'ho ancora detto, ma il prezzo del
futures incorpora anche il costo di stoccaggio. Però un conto è fare lo stoccaggio a un'azienda che è specializzata in quello e quindi, avendo fatto di quello il suo core business, ha dei costi relativamente contenuti. Un conto è, se io vado a comprare oggi 1 milione di barili di petrolio, magari devo costruire un capannone oppure affittare un capannone appositamente per conservarli. Okay? Non è il mio mestiere, quindi sicuramente non sono bravo a farlo e sicuramente sarò meno efficiente di un'altra azienda che lo fa di mestiere. Quindi avrò dei costi superiori. Dovrò investire in sicurezza, dovrò investire in risorse di magazzino, personale, un casino di spese. Okay? Se lo faccio fare a qualcun altro, è il suo mestiere, lo pago per quello, però non è un mio problema. Okay? Primo problema risolto. L'altro problema è quello del cash. Se io compro subito 1 milione di barili di petrolio, li devo pagare cash. Se invece dico alla mia controparte, guarda, io fra un anno ti compro il tuo 1 milione di barili di petrolio, la controparte dice, ok, dammi un deposito, okay? Dammi un qualcosa, che io intanto mi ci pago le spese di stoccaggio. E in più, nel momento in cui tu magari mi hai dato lì un 15% del controllore della merce, non è che dopo un anno mi dici, no, scusa, scherzato, mi hai già pagato il 15%, mi saldi il resto e io ti consegno la merce, no? Quindi due problemi risolti, stoccaggio e impiego di capitale. A questo servono i derivati, a differire nel tempo gli acquisti, mettendo nel piatto nel frattempo soltanto una frazione dei soldi. Queste sono le due macro funzioni che vengono assolte con i contratti derivati. Poi i contratti derivati che le aziende potrebbero usare a fine di copertura dei rischi sono tipicamente, come dicevo, over the counter, cioè l'azienda prende il telefono, chiama la banca, oppure chiama un'altra azienda e si fa fare un contratto ad hoc. Per semplicità, in questa sede vediamo i contratti regolamentati. I contratti regolamentati sono emessi dalle borse, quindi la borsa di Chicago emette un derivato sul petrolio, per cui un contratto vale 1000 barili, l'altra volta avevo detto 2500, mi sono sbagliato, sono 1000 barili, e che verranno consegnati a determinate date dell'anno, con una certa qualità, perché il vantaggio del petrolio quotato in borsa è che è di una qualità minima garantita, quindi non vi capita il fornitore che vi tira il pacco e vi rifila un petrolio di bassa qualità, perché c'è la struttura che è gestita dalla borsa di Chicago che assicura che la qualità del petrolio sia di un certo standard. Okay? Quindi voi sapete che a un determinato momento dell'anno vi arriva una certa quantità di petrolio di una certa quantità, avete fissato il prezzo in anticipo e messo lì un deposito a garanzia. Questo è il modo in cui funzionano le cose. Questi sono i futures. Poi ci sono le opzioni che assolvono un'altra funzione. Però prima di arrivare a parlare di opzioni vediamo un pochino meglio nel dettaglio come funziona. Come vi dicevo l'altra volta, per ogni contratto derivato sul mercato ci sono due controparti attive contemporaneamente, ovviamente con aspettative contrarie. Per cui se questo è il grafico del petrolio, l'ho aggiornato, questo è aggiornato alla chiusura di ieri sera, petrolio negli ultimi 25 giorni si è perso $20, voi avete visto calare il prezzo della benzina al distributore? No, ovviamente, però quando sale casualmente aumenta subito. Allora, qualcuno direbbe che è dovuto al fatto che il petrolio è quotato in dollari, quindi è vero che il petrolio è calato, ma il dollaro si è rafforzato nei confronti dell'euro e vi ha neutralizzato il vantaggio. Non è vero, perché il petrolio ha perso molto di più di quanto non si sia apprezzato il dollaro. È che ovviamente ai petrolieri fa comodo continuare a venderci la benzina a 1,60 € al litro. Allora, nel momento in cui noi ci troviamo qua, per esempio, chi fa in questo punto un contratto futures sul petrolio, sono due persone, due entità, non necessariamente due persone, una può essere una banca e l'altra può essere una compagnia di assicurazioni. Okay. Una si mette al rialzo, perché? Perché si aspetta che il prezzo sia destinato a salire, no? Sarebbe stupida, no? L'altra, ovviamente, ha aspettative contrarie, altrimenti non si metterebbe dall'altra parte del contratto. Quindi c'è una controparte long, come si suol dire, quella che va al rialzo, e una controparte short, che è quella che va al ribasso. Lo short nel campo delle azioni richiede una serie di procedure contabili complicate perché bisogna farsi prestare le azioni da qualcuno che le ha in portafoglio. Le vendo, poi aspetto, poi le ricompro e le restituisco. Nel campo dei derivati, essendo tutti contratti elettronici, comprare o vendere è solo questione di dove fai click. Quindi se fai click da una parte compri, se fai click dall'altra vendi. Senza complicazioni di prestiti e quant'altro. Quindi in questo momento qua chi
apre long, va al rialzo, chi apre lo short va al ribasso. È ovvio che il mercato o va da una parte o dall'altra, in realtà gli scenari sono tre, magari dopo un po' il prezzo è rimasto stabile, per cui nessuno dei due ha guadagnato o perso. Ma se c'è un movimento di mercato in una direzione o nell'altra, uno dei due guadagna e l'altro perde esattamente la stessa cifra che viene guadagnata dalla controparte. Quindi il gioco dei derivati è a somma zero. Okay? Quello che viene guadagnato da una parte viene perso dall'altra. Come funzionano i prezzi dei futures? I prezzi dei futures sono linearmente correlati con il prezzo del sottostante. Tutto quello che vi sto dicendo è scritto in presentazione. Perché non sto usando la presentazione? Perché la presentazione è estremamente tecnica. È una presentazione scritta per un corso di mercato e strumenti finanziari, dove le cose vanno spiegate da un punto di vista tecnico. A voi cercherò di spiegare da un punto di vista concettuale, cercando di darvi meno informazioni possibili e il più chiare possibili in quelle che vi do. Il prezzo del futures va diretto uno a uno col prezzo del sottostante. Quindi se il sottostante sale, il prezzo del futures sale, esattamente dello stesso ammontare. Se il prezzo del sottostante scende, il prezzo del futures scende esattamente dello stesso ammontare. Però il prezzo del futures è leggermente diverso da quello del sottostante. Perché? La spiegazione dipende dalla natura del sottostante. Nel campo delle azioni, il differenziale di prezzo tra il futures e il titolo è dovuto a meri conteggi economici. Perché? Perché siccome nel momento in cui, scusate, apro una parentesi, se io voglio andare a rialzo su un titolo, ho due strade, o compro il titolo, non so, compro 1000 azioni di un titolo che quota 50 euro, metto lì 50.000 euro, okay? Mi metto al rialzo, ho pagato l'intero controvalore dei titoli, se sale, bene, se scende, amen. Okay? In alternativa che cosa potrei fare? Potrei usare un futures. Perché il futures? Perché come vi dicevo prima, usare il derivato vi permette di non mettere lì tutti i soldi in un colpo solo. Okay? Voi mettete soltanto un deposito a garanzia dell'impegno che voi onorerete a una certa data futura. Quindi, se voglio andare a rialzo su un titolo, se compro il titolo, sto comprando un qualcosa di fisico, metto lì tutti i soldi. Se invece compro il futures, io mi sto impegnando oggi a comprare il titolo fra 3 mesi o 6 mesi o quello che è. Nel frattempo non metto lì tutti i soldi, ne metto solo una parte, un deposito di garanzia, che in termini tecnici, nel mondo dei derivati, si chiama margine iniziale. È la quantità di soldi che mi viene richiesta per poter assumere quella posizione lì sul mercato. Ok? Quindi, nel campo dei derivati dei futures sulle azioni, vi dicevo, la relazione tra il prezzo del futures e il prezzo dell'azione è unicamente dovuta a considerazioni di tipo economico. Siccome per comprare il futures sul titolo io non devo metterli tutti i soldi, io con gli stessi soldi posso fare altre cose. Perché se per comprare 1000 azioni a 50 euro l'una devo metterli 50.000 euro, e se invece per comprare un futures che equivale a 1000 azioni devo metterli 5.000 euro, con gli altri 45.000 posso fare altre cose. Per esempio posso comprare dei titoli di Stato, che a meno che lo Stato non fallisca, e oggi è una concreta possibilità, se guardiamo allo Stato italiano, e non voglio spaventarvi, ma bisogna anche essere realisti, e purtroppo stiamo andando in quella direzione lì, lo dico chiaramente, stiamo andando nella direzione del fallimento, e se io ho messo lì soltanto 5.000 euro, gli altri 45.000, mi compro dei bot o altri titoli di Stato, magari non di Stato italiano, magari mi compro dei titoli di Stato emessi dall'Europa o dei titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti, insomma qualcosa che mi renda un minimo interesse, però senza rischio. Quindi con gli stessi soldi io ho maggiore opportunità. Questo non deve poter succedere, altrimenti nessuno va più a comprare le azioni. Comprano tutti i futures e quei soldi che non mettono nelle azioni comprano qualcos'altro. Che cosa? Quindi qual è la conclusione? Che il futures ha un costo che vi fa spendere un pochino di più a termine per neutralizzare l'interesse che prenderei sui soldi che non ho usato per comprare le azioni. Mi fermo qua, non voglio farvi le cose più complicate del necessario. È tutto fatto per neutralizzare il vantaggio dell'usare meno soldi, fondamentalmente. Questo nel campo dei futures sulle azioni. Nel caso dei futures sulle merci c'è un ulteriore fattore da considerare, il fatto che nel momento in cui io compro una merce a termine sto lasciando nelle mani di qualcun altro il problema dello stoccaggio, e questo stoccaggio in qualche modo io lo devo pagare. Si chiama cost of carry, è il costo del possedere la merce fisica. Il possedere la merce fisica significa doverla stoccare.
e quindi portarsi dietro tutta una serie di problemi. Questo costo viene incorporato nel prezzo del futures, quindi se il petrolio oggi è $56 al barile, il futures sul petrolio scadenza un anno sarà 59, 58, 60, quello che è. Perché? Perché mi fanno pagare lo stoccaggio, solo che come vi dicevo, vi conviene pagarlo a chi lo fa di mestiere piuttosto che dovervi attrezzare di capannoni, di guardie armate, di telecamere, e di sistemi contabili, di sistemi di gestione logistica, di muletti, di tutto quello che vi serve per spostare i barili di petrolio all'interno del magazzino. Okay? Quindi il futures costa di più del petrolio fisico, però se il petrolio fisico sale $10, il futures sale $10, quindi va dietro in parallelo. Quindi se voi fate una proiezione a termine di quello che può valere il petrolio, se il petrolio sale, il future sale insieme a lui, se il petrolio scende, il future scende insieme a lui, e il saldo finale è esattamente lo stesso scostamento di prezzo che ha avuto la materia fisica, meno quello che avete pagato di extra costo. Perché? Perché a scadenza, quando il contratto viene regolamentato, viene regolamentato al prezzo del bene fisico in quel momento lì. Quindi facciamo un esempio pratico. Se io compravo il future sul petrolio qua, quando il petrolio era a $46 al barile, butto lì. Questo in realtà non è il petrolio fisico, facciamo finta che sia il petrolio fisico. $46 al barile, il futures mi costa 49, quei $3 in più sono lo stoccaggio. Okay? Arrivo a scadenza, supponiamo che sia qua, il petrolio quota $66. Quindi da 46 a 66 è salito $20. Io ho guadagnato $20, però siccome sul fisso ne ho pagati 3 in più, alla fine ne ho guadagnati 17. Chiaro il concetto? Quindi io mi prendo l'intero movimento del prezzo fisico della materia al netto dei miei costi. Quindi se io ho pagato 49, anziché comprare il petrolio direttamente a 46, quando arriva a scadenza il 66, se avessi comprato il fisico avrei guadagnato $20. Se invece ho comprato il futures, ne ho guadagnati 17. Gli stessi $20 di movimento del fisico meno il costo dello stoccaggio. Okay? Perché quello ovviamente non me lo restituiscono quando mi arriva la merce. Se invece il petrolio scende, va giù $10, che cosa succede? Che io mi becco la perdita di $10 del valore del fisico, più i 3 che ho pagato di stoccaggio. Quindi il payoff, come viene chiamato in gergo, cioè il risultato economico a una certa data futura, è esattamente lineare come l'andamento del prezzo del fisico, più o meno un qualche cosa. Nel caso delle merci è sempre più il costo dello stoccaggio. Okay? In realtà ci sarebbero altre logiche che entrano in gioco, ma ve le risparmio. Okay? Perché non è detto che il prezzo del fisico sia sempre più alto. Ci sono altre considerazioni sull'andamento della domanda e dell'offerta, sulle scorte, c'è tutto un gran macello di questioni da affrontare. Quindi il discorso qual è? Che io so che sto comprando a termine qualcosa e nel frattempo pago un costo di stoccaggio. Quindi alla fine, chiariamoci in un caso pratico, andiamo a vedere che cosa si fa nella pratica. Supponiamo che io sia una compagnia aerea e che a una certa data futura mi serviranno un certo numero di barili di carburante per aerei, chiamiamolo petrolio che facciamo prima. Supponiamo che oggi il prezzo del bene fisico sul mercato sia $100 al barile. Okay. Come vi dicevo prima, io purtroppo non ho la sfera di cristallo e quindi se sono il direttore finanziario dell'azienda devo pormi come problema che oggi il petrolio è caro, perché $100 al barile è caro, ma chissà che fra 3 mesi, quando io lo dovrò comprare, non sarà 150, per cui devo correre ai ripari, devo fare in modo che se chi lo sa che cosa succederà, ma se il prezzo sale, per me non diventi un costo. Okay? Allora, per cominciare a capire che cosa posso, barra, devo fare, il primo passo è disegnare la cosiddetta linea del rischio aziendale, quella che vediamo in questo grafico. Sull'asse orizzontale abbiamo il prezzo del carburante, sull'asse verticale il beneficio, perdita, costo, risparmio, chiamatelo come vi pare, profitto, perdita, tutti modi diversi di dire la stessa identica cosa. Okay. Se fra 3 mesi voi dovete pensare, non a oggi, ma a 3 mesi avanti,
se fra 3 mesi il prezzo del carburante va a 150, okay, che cosa succede? Che io, quando vado a comprare il carburante sul mercato, lo pago 150. E quindi il mio beneficio o perdita è meno 50 dollari. Okay? Sto spendendo 50 dollari in più di prima. Quindi è un costo in più per me. Okay? Se invece fortuna vuole che il prezzo del petrolio scende, il prezzo del carburante scende, va a 50 dollari, risparmio 50 dollari sul costo della materia prima all'acquisto. Lo stesso discorso vale per qualunque prezzo intermedio o anche esterno a questi due valori, per cui la linea del rischio aziendale è una retta. Okay? È una retta discendente da in alto a sinistra e in basso a destra. Tutto chiaro fin qua? Come faccio a neutralizzare questo rischio? Faccio una X. Gli metto contro un qualcosa di contrapposto, esattamente il contrario. Cosa faccio? Compro un futures. Il futures ha un andamento lineare, esattamente come il prezzo del fisico. Se l'ho comprato, funziona così. Perché? Perché se partiamo da 100 dollari di bene fisico e il futures mi costa 105, io ho una linea retta che mi replica uno a uno l'andamento del sottostante a meno di 5 dollari, l'extra costo che ho pagato. Quindi, oggi siamo a 100, se fra 3 mesi siamo ancora a 100, qual è il mio risultato? Meno 5. Perché io andrò a comprare il carburante sul mercato fisico a 100 dollari al barile, ma siccome ho pagato quei 5 dollari in più per lo stoccaggio fatto fare a qualcun altro, quello per me è un costo che mi comporta aver speso 5 dollari in più rispetto a quello che avrei potuto fare. Se avessi comprato il fisico subito, l'avrei pagato 100, l'ho comprato a termine, l'ho pagato 105, alla fine ho fatto meno 5. Ok? Il vantaggio è che se a scadenza il petrolio è a 150, io ho guadagnato la differenza in termini cash. Perché? Perché nel momento in cui io arrivo a scadenza, il petrolio viene regolamentato, come si suol dire, viene quindi scambiato, consegnato a chi lo deve avere, ricevuto da chi lo deve avere, al prezzo corrente di mercato. Attenzione, quando io arrivo a scadenza, se il prezzo del carburante è 150 dollari, io lo pago 150 dollari. Okay. Quando me lo consegnano, in fattura c'è scritto 150 al barile. Allora uno dice, ma come? L'avevo comprato a 105, perché lo pago 150? Perché col futures voi guadagnate linearmente col comportamento del sottostante. Che cosa significa? Che nello stesso lasso di tempo voi avete guadagnato il movimento del prezzo. Quindi il prezzo è andato da 100 a 150 dollari. Avete guadagnato 50? No, avete guadagnato 45. Perché il 50 di movimento meno il costo dello stoccaggio, che non ve lo restituiscono. Okay, ripeto, noi partiamo da una situazione in cui il carburante costa 100 e io ho due scelte, lo compro subito ma me lo devo mettere da qualche parte, oppure dico a un altro, io te lo compro fra 3 mesi, intanto stoccalo tu. Quanto vuoi per lo stoccaggio? 5 dollari al barile, pronto. Okay? Quindi pago questi 5 dollari al barile e lo stoccaggio è un problema di qualcun altro, fino a quando non mi servirà la merce. Okay? Io sto comprando a termine, ma a termine, cioè quando si arriva a quel giorno lì, al giorno di consegna, la merce viene scambiata al suo prezzo di mercato, quello che scambia in quel momento lì. Se in quel momento lì la merce sta scambiando a 150 dollari, io la pago 150 dollari. Ok? E allora il vantaggio dov'è? Il vantaggio è che nel frattempo ho guadagnato cash per effetto del profitto sul contratto futures, quei 45 di scarto, o meglio quei 50 di scarto, al netto però dei 5 dollari di stoccaggio. Quindi il risultato qual è? È che io pago 150 cash, ma ne ho 45 cash in tasca, è come se spendessi 105. Chiaro? Quindi io alla fine effettivamente sto spendendo quello che avevo deciso nel momento in cui ho comprato il contratto. Ed è questo lo scopo, decidere in anticipo il prezzo. Ci siamo ragazzi? Vi vedo un pochino perplessi. È un modo di prefissare il costo di acquisto.
Ed è possibile perché se a scadenza il prezzo del fisico è più alto, voi lo pagate più alto, ma nel frattempo la differenza esatta monetaria ve l'hanno data cash. Ok? Tra l'altro è un processo giornaliero, c'è un meccanismo che fa sì che ogni sera, quando il mercato chiude, le posizioni vengono regolamentate subito, che significa che se state guadagnando, vi pagano cash subito. Se state perdendo, dovete pagare cash subito. Ma se tra oggi e oggi più tre mesi il prezzo da 100 va a 150 dollari, la somma algebrica dei profitti e perdite giornalieri è più 50. Ok? Il prezzo in mezzo ha fatto così, che ha fluttuato, quindi ci sono stati giorni che guadagnavate, giorni che perdevate, ma in media è salito fino a 50 dollari e voi avete guadagnato quella differenza lì. Quindi avete 50 dollari cash in tasca, 5 li avete spesi per pagare lo stoccaggio e ne avanzano 45 netti puliti. Ok? Quindi voi comprate il petrolio fisico a 150 dollari al barile, ma 45 di quei dollari lì ve li ha pagati la controparte, che si era messo dalla parte sbagliata. Perché chi è che vi paga i soldi che guadagnate sul futures? Chi si era messo a ribasso si è sbagliato. Voi vi siete messi a rialzo per ragioni precauzionali. Dall'altra parte c'era qualcuno che si era messo a ribasso perché si aspettava che il prezzo sarebbe sceso, si è sbagliato e vi ha pagato cash la differenza. Quindi alla fine il vostro saldo netto, quanto pagate meno quanto avete in tasca, uguale 105. Ok? Vediamola dall'altra parte. Che cosa succede se invece il prezzo scende? Se il prezzo scende, io arrivo a scadenza, il petrolio è 50 dollari, che bello. Vado sul mercato fisico, compro il petrolio a 50 dollari. Sì, peccato che nel frattempo ne ho pagati 50 cash. Perché? Perché ero dalla parte sbagliata del contratto, io ero in condizione di guadagnare se il prezzo saliva, il prezzo è sceso, devo pagare giorno dopo giorno la discesa alla mia controparte, che si era messo dalla parte giusta del contratto. Quindi arrivo a scadenza, il petrolio è 50, lo compro 50, quindi risparmio 50 dollari al barile, ma nel frattempo ne ho pagati 50 cash alla mia controparte più i 5 dello stoccaggio a chi per quei tre mesi lì mi ha stoccato la merce. Totale 105. Di nuovo. Siamo? Quindi nel momento in cui io mi trovo davanti a un rischio di questo tipo, decido di neutralizzarlo mettendogli contro una posizione contraria, io sto comprando un contratto futures che mi permette di neutralizzare il rischio se il prezzo sale, ma purtroppo mi neutralizza anche il beneficio se il prezzo scende. E questa è la sgradevole dualità dei futures. Se l'hedging era necessario e il prezzo sale, sono un vantaggio. Se l'hedging non era necessario e il prezzo scende, mi sono tarpato le ali da solo. Perché mi sono neutralizzato completamente un vantaggio. La cosa più bella di tutte sarebbe poter neutralizzare la salita senza neutralizzare la discesa. Ed è a questo che servono le opzioni. E sono il passo successivo. Okay. Se è chiaro fin qua, bene, se no ditemelo ragazzi, perché il discorso adesso si complica. Perché le opzioni sono un pochino più difficili, perché non sono strumenti lineari, mentre i futures sono strumenti lineari, quindi replicano linearmente l'andamento del sottostante, le opzioni no, hanno un comportamento diverso. Anche qua, al di là di quello che c'è scritto in presentazione, che comunque vi invito a leggerlo, anche se ribadisco, è un po' tecnico perché è rivolto proprio a un'utenza diversa da voi, gli studenti del corso di mercato e strumenti finanziari, che queste cose qua le devono capire proprio da un punto di vista molto tecnico. Ah, scusate, ultima cosa sui futures prima di andare avanti, perché a questo punto una domanda sorge spontanea. Se il futures mi neutralizza il rischio se serve, ma mi massacra anche il beneficio se non serve, e purtroppo prima non lo posso sapere, è un buono strumento di copertura il futures? Ovviamente no. Perché l'obiettivo dell'hedging è ridurre i rischi, ma tenersi benefici, se possibile, no? Per cui la domanda è, allora i futures li buttiamo via o li possiamo usare per qualcos'altro? La risposta è, li possiamo usare per qualcos'altro. Nello specifico, il
futures è un ottimo strumento di copertura quando il problema non è tanto il prezzo della merce, ma la disponibilità della merce. Perché? Perché essendo un contratto a termine, per il quale al lato della stipula si versa un deposito di garanzia, quando si arriva a scadenza lo scambio avviene sicuramente, è una regola contrattuale, a scadenza deve avvenire lo scambio di merce. Okay? Quindi il problema per alcune merci potrebbe essere di reperibilità. Se la domanda aumenta molto e l'offerta non riesce a stare al passo, qualcuno la merce la trova, qualcuno no. A parte che nel frattempo sale anche il prezzo, perché quando si disallineano domande e offerte, i prezzi salgono. Per cui a volte il problema è proprio di essere sicuri di trovare la merce. Una barilla, torniamo al caso di barilla, non può permettersi di non trovare i cereali sul mercato perché è crollata l'offerta, mentre la domanda è rimasta stabile e qualcuno è arrivato a comprare la merce prima di lei. Se no deve fermare gli impianti, però nel frattempo le persone le deve pagare lo stesso. Allora come si fa? Si usa il futures per assicurarsi la consegna della merce. Perché se io compro il futures sul mais, io so che a scadenza mi devono arrivare tot tonnellate di mais, tra l'altro di altissima qualità, perché è una specifica contrattuale anche quella. Quindi è un modo di assicurarsi che la merce arriverà. Perché nel momento in cui vengono stipulati i contratti, ci sono delle aziende che lavorano per conto del Chicago Mercantile Exchange, dove i contratti derivati vengono regolamentati, che stoccano le quantità di merci che sanno che prima o poi devono essere consegnate. Okay? Quindi è un modo, ribadisco, di essere assolutamente sicuri che a una certa data futura vi arriveranno 8 tonnellate di mais o di grano, di quello che è. E a questo servono molto bene i futures. Perché? Perché hanno un costo molto basso. Il costo dello stoccaggio, che è l'unico costo incorporato nel prezzo dei futures, in effetti è generalmente molto basso, proprio perché è fatto da aziende che sono specializzate in quello. E lo trovate qua, nella slide 42, un hedging diverso, vi spiega proprio questo concetto, per come usare i futures non tanto per proteggersi da un rischio di prezzo, ma piuttosto da un rischio di disponibilità della merce fisica. Cosa sono le opzioni? Le opzioni sono degli altri contratti derivati regolamentati, quindi emessi da una borsa che ne stabilisce tutte le caratteristiche contrattuali, dalla A alla Z. Sono dei contratti che possono essere di due tipi, call o put, e entrambi possono essere comprati o venduti allo scoperto. Quindi ci sono quattro posizioni di base, long call, long put, short call, short put. La call è uno strumento, anche qui ve la faccio facile, al di là di quello che c'è scritto in presentazione, è uno strumento a replicazione lineare della salita del prezzo. Quindi mentre un futures vi replica linearmente sia verso l'alto che verso il basso, l'opzione call vi replica linearmente soltanto verso l'alto. La put è uno strumento a replicazione lineare verso il basso. Quindi la put vi permette di neutralizzare un rischio di discesa, la call vi permette di neutralizzare un rischio di salita. Leggiamo un po' la presentazione. Le opzioni sono contratti finanziari che possono essere di due tipi, call o put. Entrambi i tipi possono essere comprati e venduti allo scoperto, quindi vi sono quattro differenti posizioni possibili. Siccome i profili di rischio e rendimento, opportunità e rischio di queste quattro posizioni sono molto diversi, bisogna vederle uno a uno. Il compratore di un'opzione call, colui che effettua un'operazione long call, paga un prezzo, per acquistare il diritto di acquistare una determinata merce, una certa quantità di una determinata merce, entro una certa data futura a un prezzo stabilito all'atto della stipula. Quindi è qualcosa di molto simile al futures. Il futures è un accordo tra due parti per comprare o vendere una certa quantità di bene a una certa data futura a un certo prezzo. Il concetto è il medesimo, solo che il futures può essere fatto sia long che short e vi replica linearmente entrambe le direzioni, l'opzione no. E l'opzione ha anche alcune caratteristiche diverse, il futures viene regolato soltanto a scadenza, alcune opzioni possono essere regolate in qualunque momento, ma senza entrare troppo nei dettagli, fondamentalmente il concetto è molto simile. Voglio fissare oggi
il prezzo a cui comprerò qualcosa a una certa data futura, con una differenza molto importante, questa volta una differenza estremamente importante. Il futures a scadenza viene regolamentato qualsiasi cosa sia successa. Quindi ho comprato il futures, il prezzo è salito, bene, ho comprato il futures, il prezzo è sceso, male, ma comunque la merce mi arriva. Ok? Con l'opzione call, l'esercizio a scadenza avviene soltanto se è conveniente per chi ha comprato il contratto. Ripeto, l'esercizio a scadenza di un'opzione call avviene soltanto se tradurre in un qualcosa di concreto quello che era stato l'accordo stipulato con il contratto ha un valore per chi quel contratto lo ha comprato. Quindi se la call è un modo di dire se il prezzo del petrolio sale, lo voglio comprare a un prezzo deciso oggi, è chiaro che per me questo è vantaggioso soltanto se il prezzo del petrolio sale nei prossimi mesi, settimane o anni o quello che è. Ripeto, torniamo al caso della compagnia aerea che deve comprare il carburante. Il carburante oggi costa $100 al barile. Il mio rischio sarebbe se il prezzo salisse. Ok? Quindi io faccio in modo di poter comprare il petrolio a 100 soltanto se il prezzo è salito. Soltanto se mi va nella zona di rischio. Okay? Quello che dicevamo prima, sarebbe bello poter neutralizzare un lato del grafico mantenendo buono l'altro. Ed è proprio quello che stiamo cercando di fare qua. Perché l'opzione viene esercitata soltanto se incorpora un vantaggio. Quindi se io ho comprato una call, che significa decido oggi che comprerò il petrolio fra tot mesi a $100 al barile. È chiaro che per me esercitare questo diritto, dire datemi il petrolio a $100 al barile, ha senso solo se il petrolio quota più di $100 al barile. Perché se il petrolio quota 80 non ha alcun senso. È masochistico andare da uno e dirgli dammi il petrolio a 100 quando posso andare sul mercato e comprarmelo a 80, no? Quindi l'opzione call mi dà il diritto di chiedere che mi venga consegnato il petrolio a una certa data futura a un prezzo che ho deciso oggi soltanto se sale, soltanto se il prezzo sale. Vi starete chiedendo, ok, troppo bello, qual è la contropartita? Adesso ci arriviamo, perché ovviamente non può essere gratis tutto questo. E infatti non lo è, perché comunque l'opzione è un costo. È una polizza d'assicurazioni, e come tutte le polizze d'assicurazioni voi la pagate. È qualcosa che, come le polizze d'assicurazioni, si chiama premio. Il concetto è chiaro? Quindi, anche qua, senza stare a andare troppo nel dettaglio, vediamo un attimo alcuni esempi. Se ad esempio rappresentiamo un'azienda che deve acquistare periodicamente grano per il proprio ciclo produttivo, il costo attuale di una tonnellata di grano è $100 al barile, alla tonnellata. Temiamo che il prezzo possa crescere in modo significativo nei prossimi tempi e vogliamo essere sicuri di avere l'opportunità di acquistarlo a non oltre, attenzione, 110. Perché 110 non 100? Perché se io sono un'azienda so che se oggi siamo a 100, tra 90 e 110 non è che mi sposti tanto. Mi sposta se cresce molto. Per cui potrei dire fino a 110 posso tollerarlo, sopra no. Quindi mi faccio in modo di non pagarlo più di $110 al barile. Come? Compro una call strike 110. Lo strike è il prezzo al quale eserciterò il diritto. Quindi sto comprando il diritto di comprare il grano fra tot mesi a $110 a tonnellata, qualunque cosa sia successa. Sia che sia salito, sia che sia sceso. È chiaro che se è salito eserciterò il mio diritto, se è sceso no, perché non è conveniente. E questa è una facoltà incorporata nel contratto, cioè l'esercizio non è obbligatorio. Per cui io decido se esercitare o meno in funzione della convenienza o meno del farlo. Quindi se il prezzo sale esercito, se no, amen, lascio scadere il contratto, ho pagato un'assicurazione che non mi serviva, ma saperlo prima sarebbe stato bello, e amen.
alla fine che cosa mi avanzerà? Il risparmio del poter andare sul mercato a comprare la merce a meno, al netto di quello che ho pagato per l'assicurazione che purtroppo non serviva. Ripeto, io sto comprando una polizza assicurativa che mi difende dalla salita del prezzo. Se il prezzo sale, quando arrivo al momento in cui io ho bisogno della merce, invece di andare sul mercato e comprarla a $150, esercito il mio diritto e me la faccio dare a 110. Ok? Quanto ho speso per avere questo diritto? $10? Alla fine è come se pagassi 120, però 120 non è 150. Se invece a scadenza la merce è $50, non esercito il diritto di comprarla a 100 o 110 o quello che è. Lascio andare il diritto. Chi se ne frega? Contratto sbagliato, ho buttato $10 alle ortiche, chi se ne frega, vado sul mercato, compro la merce a $50, l'ho pagata a 60, 60 non è 100, che è il prezzo che aveva all'inizio. Quindi di nuovo, l'opzione call è un modo di guadagnare, o meglio di risparmiare, se il prezzo sale, lasciando scadere il contratto senza l'obbligo di fare niente, se non ho bisogno di esercitarlo. Questo è il valore a scadenza di una call regolata per contanti. È una distinzione importante se si vuole essere un pochino fiscali. Fate finta che non ci sia quel per contanti. Valore a scadenza dell'opzione call. Mentre il futures era una linea retta che tagliava l'asse orizzontale e poi continuava a scendere, l'opzione call ha un valore soltanto se porta con sé un vantaggio per chi l'ha comprata. Quindi il valore dell'opzione è soltanto se a scadenza il prezzo del sottostante, si chiama prezzo spot, il prezzo del sottostante, è sopra allo strike. Quindi siamo a $100 di costo carburante per barile, compro una call strike 100, diritto di acquisto fra 3 mesi di tot barili di carburante a $100 l'uno, se a scadenza il carburante quota più di $100, un qualunque prezzo maggiore di $100, okay? Poi più è alto, maggiore è il valore del diritto, allora la call rappresenta un vantaggio, perché mi permette di comprare a meno qualcosa che costa di più. Ok? Perché mentre col futures, se arrivo a scadenza il carburante è $150, compro il carburante a 150 e ho cash in tasca la differenza, con l'opzione call a scadenza io compro il carburante al prezzo dello strike. Quindi se ho comprato una call strike $100, io a scadenza il petrolio lo pago $100 al barile. È chiaro che è un vantaggio soltanto se costa di più di $100, se no non vale niente quella call. Quindi la call ha un valore che è zero per qualunque valore minore o uguale allo strike, perché anche se siamo esattamente allo strike, che valore ha la call? Nessuno. Cioè, esercitare la call e comprare il petrolio a $100 o andare sul mercato e comprare il petrolio a $100 non cambia niente. E quindi la call non mi dà nessun vantaggio. Se invece il petrolio è anche 100,01, io lo posso pagare 100. Anche un centesimo solo di differenza, se devo comprare 1 milione di barili di petrolio, soldini. È chiaro che se siamo a 150, tanto meglio. E in effetti è proprio un contratto assicurativo. Però a differenza del futures, mi permette di assicurarmi dall'evento nefasto senza precludermi il vantaggio dell'evento favorevole. Quindi, di nuovo, il valore della call è zero fino a lì. Da lì in su replica linearmente, quindi sono $50 sopra lo strike, il valore della call è $50, perché è quello che risparmio facendomi consegnare la merce a 100 anziché a 150. C'è un 1 a 1, ok? Mentre con il futures era un 1 a 1 anche dall'altra parte, questa volta no. Però, come vi dicevo, non è gratis l'opzione, quindi questo è il valore dell'opzione a scadenza. Quant'è il payoff? Cioè quello che effettivamente mi rimane in tasca, è al netto del premio pagato. Lasciate stare le etichette di moneyness,
No, vabbè, quali 8 volte, quindi non ho detto. Quindi payoff di una long call. Payoff di una long call a scadenza. Che cosa significa? Che per qualunque prezzo del sottostante pari o inferiore allo strike, tutta la parte sinistra del grafico, che cosa succede? Che la call scade a zero, cioè non ha nessun valore con sé, e che cosa mi rimane in tasca? Quello che l'ho pagata, che ovviamente è un costo per me, perché non me lo restituiscono. Quindi io ho speso un dollaro, 5 dollari, 10 dollari, quello che è, quello lì è un costo perso. È un investimento a fondo perduto fondamentalmente. Per cui il payoff, cioè quanto effettivamente mi rimane in tasca alla fine, per qualunque prezzo del sottostante pari o inferiore allo strike, è meno premio. Ho perso il premio, ma non più di quello. Se il prezzo sale, il prezzo del sottostante sale, io non vado subito in guadagno. Perché? Perché prima devo recuperare quello che ho speso per comprare quella polizza assicurativa. Per cui ho una fase di transizione al salire oltre lo strike, durante la quale comincio a recuperare la spesa fino a un break even che è dato da strike più premio. Perché? Perché quella lì è una retta a 45 gradi. Quindi se io ho speso un dollaro per comprare la polizza, finché il prezzo del sottostante non è un dollaro al di sopra dello strike, io sto continuando a perdere, un pochino di meno, ma comunque perdo. Ok? Dallo strike in su, che dal break even in su, che è strike più premio, io finalmente ottengo un effettivo risparmio rispetto a quello che avrei potuto ottenere. Quindi il vantaggio dell'opzione call rispetto all'acquisto di un futures è che se la copertura serve, perché il prezzo del sottostante sale, io ho un vantaggio al netto del premio pagato. Se la copertura non serviva, col futures mi rimangerei tutto, perché avrei proporzionalmente la perdita. Okay? Quello che sarebbe un vantaggio lo pago cash. Con l'opzione no. Con l'opzione al massimo perdo il premio pagato. Quindi se il premio che io ho pagato è più piccolo del vantaggio derivante dalla discesa del prezzo della merce, io ho buttato via una piccola parte del vantaggio, ma non tutto, cosa che invece farei se avessi comprato il futures. Vediamo se c'è subito. Vado diretto al caso dell'hedging. Poi torniamo indietro. Quindi restiamo al caso della compagnia aerea che deve comprare il carburante. La linea diagonale da in alto a sinistra in basso a destra è la stessa linea del rischio che avevamo prima. Perché se al momento siamo a 100 dollari, se il sottostante sale io spenderò di più e quindi per me è un costo. Se il sottostante scende, per me è un vantaggio e quindi recupero costi. Okay? Quella è la linea del rischio. Se comprassi il futures, lo pagherei 105 e avrei una X che mi farebbe come payoff risultante, torno un attimo indietro, se torniamo al caso del futures. Qua. Questa è la linea del rischio aziendale. Gli metto contro il payoff della posizione long sul futures. Se voi sovrapponete le due linee e fate il valore netto, cioè la somma verticale per tutti i punti, che cosa vi rimane? Una linea orizzontale a meno 5 dollari. Il saldo netto dell'operazione, qualunque cosa succeda. Perché? Perché se la scadenza siamo a 150, paghiamo 150 ma abbiamo 50 cash in tasca. Da quei 50 cash in tasca togliamo i 5 che abbiamo pagato e il risultato è meno 5. Okay. Se invece il petrolio va a 50 dollari al barile, lo paghiamo 50 dollari al barile, ma ne abbiamo pagati 50 cash, più i 5 dello stoccaggio e siamo di nuovo a meno 5 di saldo globale. Quindi il saldo globale è una linea orizzontale a meno 5 dollari.
che è il costo finale dell'operazione qualunque cosa succeda. Qualunque cosa succeda, voi alla fine avete speso $5 in più rispetto al prezzo iniziale del fisico. Fine. Nel caso delle opzioni il discorso è diverso. Nel caso delle opzioni il discorso è diverso perché? Perché l'opzione non costa $5, costa di più. Perché costi di più è estremamente complesso, dovrei snocciolarmi una montagna di concetti. Comunque, il costo dell'opzione, un po' perché incorpora più vantaggi, un po' perché incorpora molte più variabili rispetto al prezzo del futures, un po' perché ci sono delle logiche di mercato particolari, soprattutto sulle merci, costa di più del futures. Però il discorso qual è? Che se anche l'opzione mi costasse $15, come nell'esempio di questa slide, e a scadenza il prezzo del carburante è $150 al barile, io comunque esercito il diritto di farmelo consegnare a $100. Questa è una call strike 100. Okay, vedete che il payoff è meno 15 fino a $100 e poi comincia a salire, no? Quindi è una call strike 100. Quindi io ho comprato il diritto di comprare un certo numero di barili di carburante per gli aerei a una certa data futura a $100 l'uno. Siamo a 150 scadenza, mi conviene esercitare il diritto. Quindi mi faccio consegnare tot barili di carburante a $100 l'uno. Quanto ho speso per avere questo vantaggio? $15 al barile? È come se avessi pagato 115. Ok? Però 115 è meglio di 150. Alla fine 35 li ho risparmiati lo stesso. Che cosa succede al contrario? Al contrario succede che se il petrolio a scadenza, il carburante a scadenza è $50 al barile, io non esercito il diritto di comprarlo a $100, sarei stupido. Lascio scadere l'opzione, non devo fare assolutamente niente. Quando le opzioni scadono, scadono, muoiono. Okay. Per cui l'opzione scade senza valore, ho perso tutto quello che avevo investito, che è $15. Però a quel punto vado sul mercato, mi compro il carburante a 50, quanto ho speso in tutto? 65. 65 è meglio dei 100, o peggio dei 105 che pagherei se avessi fatto il futures. O no? E capite il vantaggio e la comparazione tra le due operazioni? Se il mio problema è il prezzo, è molto meglio usare l'opzione, perché so che ha un costo più alto. Però se il prezzo del sottostante sale tanto, avrò comunque un beneficio. Se il prezzo della merce scende tanto, avrò comunque un beneficio. Dov'è che vado nel limbo? Quando sto lì in mezzo, cioè in un intorno dei $100, tra meno tra 85 e 115 non ho nessun vantaggio, perché comunque io quei 15 li ho pagati. Ok? Quindi un break even è a 100 più 15, cioè 115. E se anche la merce a scadenza è 85, io comunque la pago 100, perché 85 più 15 che ho speso per l'assicurazione fa 100. Quindi tra 85 e 115 ho un canale di prezzo nel quale non ho vantaggi. Ma potrei anche dire che se ne frega, perché il mio problema non è tra 85 e 115, è se va a 200 o se va a 30 e mi sono impegnato a comprarlo a 100. Quelli sono i veri problemi per un'azienda. Sono le cosiddette code della distribuzione degli eventi. Cioè quando i movimenti di prezzo vanno in eventi che uno non si aspetta, o meglio che spera che non succedano, e invece qualche volta capitano. Okay. Torniamo indietro. Questo è il payoff del compratore dell'opzione, mentre questo è il payoff del venditore allo scoperto. Lo faccio vedere perché dopo vi faccio vedere anche, perché è un pochino più divertente, come possono essere usate sti affari qua a scopi speculativi. Almeno vi faccio vedere qualcosa di più pratico. Perché le opzioni sono molto apprezzate dagli speculatori perché permettono di fare tutta una serie di ragionamenti statistici sui mercati e di trarre vantaggio da quello che i mercati fanno per la maggior parte del tempo. Dopo vi spiego. Quindi il payoff del compratore e del venditore è speculare rispetto all'asse orizzontale, quindi lo prendo e lo specchio. Quindi il compratore, per qualunque prezzo a scadenza pari o inferiore allo strike, ha perso il premio pagato. Se invece il prezzo sale, comincia a recuperare in proporzione 1 a 1, va a break even, a strike più premio e poi va in guadagno. Okay.
Il venditore allo scoperto è il contrario. Si tiene incassato il premio per qualunque prezzo a scadenza pari o inferiore allo strike, comincia a restituire una parte a salire sopra lo strike, va a break even come il compratore a strike più premi e poi va in perdita. Ok? Compratore e venditore, le due controparti. Ok? E qua si innesta, ve lo anticipo subito, un problema concettuale, metodologico, perché verrebbe da dire il compratore ha un massimo rischio predefinito, al massimo può perdere il premio, e ha un profitto potenzialmente illimitato, tanto più quanto più il sottostante sale. Ok? Quindi rischio minimo, profitto potenziale massimo. Fantastico, no? Il venditore allo scoperto è il contrario. Cioè, se va bene, ha un profitto massimo predefinito, che è quanto ha pagato il compratore, la sua controparte. Se si è sbagliato, va in perdita progressiva. E la domanda sorge spontanea, ma chi è quel pazzo che va a vendere le opzioni? Okay. Perché se va bene incassi poco, se va male perdi tanto. Chi te lo fa fare? La statistica. Perché la risposta a questa domanda, che è effettivamente molto importante, è quali sono le probabilità a favore dell'uno e dell'altro. Il concetto su cui torniamo. Okay. Vi dicevo prima, ci sono anche le put. Le put sono contratti che replicano linearmente la discesa del sottostante, anziché la salita. In effetti una put è un contratto per acquistare oggi il diritto di vendere una certa quantità di un certo bene a una certa data futura o entro una certa data futura a un certo prezzo stabilito in anticipo. Sui portafogli azionari le put sono dei contratti assicurativi perché permettono di tagliare le perdite quando i mercati crollano. Se i mercati crollano e voi avete comprato il diritto di vendere a un prezzo alto, voi esercitate il diritto, vendete a un prezzo alto qualcosa che è crollato. E quindi sono dei veri e propri contratti assicurativi contro il crash di mercato. Nel caso delle merci, assolvono una funzione diversa. Se io sono un produttore di una merce e voglio decidere subito il prezzo al quale venderò la mia merce sul mercato fra 3 mesi, posso comprare una put. Comprando una put, io sto comprando il diritto tra 3 mesi di vendere la mia merce a $100 al barile. Okay? Se il prezzo è sceso a 50, è un problema di qualcun altro, perché io ho comprato il diritto di venderla a 100 e la vendo a 100. Quindi mi proteggo da una discesa dei prezzi. Quindi il valore della put è speculare rispetto al valore della call, quindi la put vale 0 per qualunque prezzo del sottostante a scadenza pari o superiore allo strike, mentre acquisisce valore a fronte di una discesa al di sotto dello strike. Rispetto alla call c'è un massimo teorico al prezzo dell'opzione pari al valore dello strike, perché comunque il prezzo sottostante non può andare in negativo. Quindi se anche la merce sia zero, cosa improbabile, ma tanto per dire, essendo quella una linea a 45 gradi, al massimo può arrivare a raggiungere il valore dello strike. Okay? Non c'è profitto maggiore del valore dello strike nel caso di una. Ovviamente il payoff è valore a scadenza meno premio pagato. Quindi siccome io per comprare quel diritto lì sto pagando un premio che non mi verrà restituito qualunque cosa succeda, se a scadenza quel diritto lì non ha valore perché il prezzo non è sceso, il valore di una put è soltanto se il prezzo scende. Se il prezzo rimane stabile o sale, non ha nessun valore. Quindi io che cosa ottengo? Ottengo che ho perso il premio pagato, quindi meno premio. Se vado sotto allo strike, non vado subito in guadagno, ma comincio soltanto a recuperare una parte di quello che ho speso, quindi comincio a recuperare un pochino, finché non arrivo a break even che si trova fa strike meno premio stavolta. Per le call è strike più premio, per le put è strike meno premio. Dopodiché finalmente vado in guadagno o in beneficio, se stiamo parlando di acquisto di un contratto a fini di protezione. Anche qua la posizione del venditore allo scoperto si ottiene specchiando la operazione rispetto all'asse orizzontale. E di nuovo il compratore paga un premio, al massimo può perdere quello. Se il contratto ha un valore a scadenza, guadagna in proporzione,
Il venditore l'ha scoperto, se va bene si tiene incassato il premio che ha incassato dal compratore, se gli va male perde in proporzione, non all'infinito, ma comunque può perdere molto di più di quello che ha incassato. Okay? E di nuovo sorge spontanea la domanda, chi te lo fa fare? E qui poi ne parliamo. Sono chiari questi concetti? Adesso vi faccio prima vedere qualche esercizio su questi concetti e poi nel tempo che ci rimane dovrebbe arrivare anche il professor Tomasini, eh? Almeno così mi è stato detto. E nel tempo che ci rimane poi vi faccio vedere qualcosa di più divertente. Ok. Allora, problemi ragazzi? Note sull'hedging mediante opzioni. Questa è la parte che interessa a voi per tutto quello che riguarda il discorso derivati e fini di copertura nel corso di finanza aziendale. Okay. Tutto quanto visto finora può essere schematicamente riassunto in pochissimi concetti di base. Le aziende possono essere esposte a rischi che devono essere in qualche modo gestiti. Il rischio può essere generato da diverse variabili. In questa sede ci occuperemo soltanto di casi di rischio prezzo. Okay. Non entro nel campo del problema dei cambi di valuta, per esempio, perché è molto più complicato. Il rischio prezzo, ma non solo quello, non è sempre nella stessa direzione per tutte le aziende. Si pensa ad esempio al caso del prezzo del carburante per gli aerei. Per chi lo deve comprare, una compagnia aerea, il rischio è che il prezzo salga. Per chi lo deve vendere, chi produce il carburante, il rischio è che il prezzo scenda, perché guadagnerà di meno. Di conseguenza, la prima cosa da fare è capire la direzione del rischio, che può essere molto semplicemente ridotta a due soli casi, verso l'alto per i clienti, verso il basso per i fornitori. Se siete clienti avete un rischio di salita, se siete fornitori avete un rischio di discesa. Molto banale. Per coprire questi rischi c'è un solo modo. Se siete clienti, comprate opzioni call. Se siete fornitori, comprate opzioni put. Punto e a capo. Ok? È tutto qui, non ci sono altri casi possibili. Quindi vediamo qualche esempio. Per esempio, si consideri un allevatore di bestiame che deve acquistare il mangime per i propri animali. Ok. Caso tipico di hedging ambientale. Pensate ai grandi allevatori americani che hanno 100.000 capi di bestiame che devono nutrire e quindi ogni anno comprano tonnellate su tonnellate di mangime. Okay. Il costo del mangime gli può abbattere drasticamente i margini operativi, per cui possono pensare di difendersi in qualche modo, ammesso non concesso che il mangime sia quotato, però se parliamo di oche, per esempio, le oche mangiano il mais è quotato e quindi è esposto a tutte le fluttuazioni tipiche dei mercati quotati. Come faccio allora? Pensiamola in termini di rischio aziendale. Io sono un acquirente di mangime e quindi il mio rischio è verso destra, cioè se il prezzo sale. I grafici sono sempre prezzo della merce sull'asse X, profitto perdita sull'asse Y. Quindi se io sull'asse X ho il prezzo della merce che devo comprare, che cosa succede? Che se il prezzo della merce che devo comprare sale, io vado in perdita. E quindi ho la stessa linea del rischio aziendale che avevamo visto prima per la compagnia aerea. Anzi, stiamo a caso del hedging sulle call. Okay. Ho questa stessa linea del rischio perché sono un compratore della merce. Quindi se il prezzo della merce sale, perdo. Se il prezzo della merce scende, recupero costi. Come faccio a coprirmi? Compro una call. Quando il mio rischio è verso destra, compro una call. Poi ci sono varie scelte che devono essere compiute. Quale scadenza? Quale strike? Perché ci sono tanti strike. Devo per forza comprare una call strike 100 o posso comprare una call strike 110 o 120 o 90 o 80. Ci sono pro e contro in tutte le scelte. Però al di là dei pro e dei contro delle varie scelte in termini temporali e di strike, il concetto primario è quello. La call mi permette di difendermi dal rischio di salita. Punto. Siccome il mio rischio è di salita, compro una call. Fine. Compro una call in modo che se il prezzo del mangime a scadenza è cresciuto,
Io ho fissato il prezzo, esercito il diritto, lo compro a meno. L'unica mia perdita è quanto ho pagato per quel diritto. Fine. Ok? Dall'altro lato dell'allevatore di bestiame che deve comprare il mangime, chi c'è? Il produttore del mangime. Il produttore del mangime è esposto al rischio contrario, perché siccome lui lo deve vendere il mangime, il suo problema non è se il prezzo sale, è se il prezzo scende. Quindi la sua linea del rischio è speculare rispetto a quella dell'allevatore di bestiame. Non va da in alto a sinistra in basso a destra, ma al contrario, da in alto a destra in basso a sinistra. Quindi è, fate una X su questo grafico, no? È una retta orientata nel senso radicalmente opposto. Come faccio a difendermi in questo caso? Devo difendermi dal lato sinistro del grafico. E con che cosa mi difendo dal lato sinistro del grafico? Con una put comprata. Perché la put comprata mi fa guadagnare proprio se il sottostante scende, ed è esattamente il rischio che devo coprire. Se il prezzo del sottostante scende, io il mio mangime sul mercato lo vendo a meno, incasso di meno. Il mio costo di produzione è uguale a prima. Incasso di meno uguale guadagno meno soldi. Come faccio a coprirmi? Compro una put. Se il prezzo scende, io alla fine eserciterò il diritto e venderò il mio mangime a un prezzo più alto, al netto di quello che ho pagato per avere il diritto di fare tutto questo. Okay? Quindi comunque qualcosa risparmio. È finita qua, eh? Non c'è nient'altro di particolarmente importante o significativo da dire. Questo è il modo in cui, in termini estremamente semplici, ma questo non è un corso di mercati finanziari o di copertura dei rischi finanziari, se no andremo molto più avanti, perché nel campo dell'agency future ci sono dei rapporti ottimali di copertura, quindi non si compra mai uno a uno, ma si compra in proporzione al rapporto di volatilità dal sottostante e derivati di copertura. Nel campo delle opzioni anche lì ci sono dei modelli particolari per stabilire quanto comprare, su che scadenze, su che strike. Però ai fini di corso di finanza aziendale, nel corso di informatica per il management, ci fermiamo qua. Ok? Ragazzi, è chiaro quello che vi ho detto? Sì o no? Ci siamo? Bene, ci sono una lista di esercizi su cui potete esercitare per ragionare, che fornisco a Tomasini, che così ve li fa arrivare, ma in soldoni tutto si riduce a quello che vi ho appena detto e che è scritto nella penultima slide. No, non è nella penultima, ma qua. Note sull'hedging mediante opzioni, slide 59. Ok? Quello che vi serve sapere è qua. Devo coprire un rischio di prezzo, se sono produttore sono esposto a un certo rischio, quindi mi copro in un certo modo, se sono compratore sono esposto al rischio speculare, mi copro in un altro modo. Fine. E se vi capita un esercizio di hedging sul prezzo all'esame, sappiate che quello che vi serve è scritto qui, in questa slide. Basta. Ok? Adesso vi faccio vedere qualcosa di più carino. Volete fare una pausa? Dai, ok, ci fermiamo 10 minuti. Ora si registrerà la conferenza. Ovviamente questo non è parte del discorso esame, è solo per farvi vedere un pochino di mondo reale e spiegarvi come funzionano queste cose nella pratica. Allora, indice italiano, FTS MIB, principali 40 titoli, c'è un futures quotato che si chiama FT MIB Futures, per gli operativi si chiama FIB, che vale 5 euro a punto. La quotazione in punti, in questo momento siamo a 18.925, 18.930, vedete che in tempo reale, valgono 5 euro l'uno, quindi siamo sui 90.000, 94.000 euro più o meno di controvalore del contratto. Okay. Allora, supponiamo che io voglia comprare questo affare qua, perché penso che il prezzo salirà. Lo seleziono, decido di comprare a 18.925, clicco su acquisto, invia. Okay. Se io adesso faccio trasmetti,
L'ordine va a mercato, dopodiché aspetto per l'esecuzione. Che cosa mi serve per fare questa operazione qui? Margine iniziale, lo vedete qui, 11.795 euro. Okay. Quindi con 11.795 euro io vado a negoziare qualcosa che allo stato attuale quota 18.915 per 5 euro l'uno, 94.575 euro. Quindi con 11.008, facciamo 12.000 euro, io controllo un affare che vale 8 volte e mezzo di più. Ok? Perché? Perché la borsa italiana ha stabilito che in questo momento il margine iniziale, che è una misura di rischio giornaliero di movimento dell'indice, è circa il 12%, un ottavo, sì, circa un 12-12,5%. Ok. Allora, poi come funziona? Ve lo faccio vedere su un esempio statico, ma per chiarirvi il discorso. Allora, ritorno a prendere la presentazione. Dunque, c'è l'esempio anche qua. Dunque, vado un attimo a cercarlo. Eccolo qua. Ok. Allora, come funziona? Supponiamo, questo è lo stesso identico strumento, il Futures FTS EMIB. Supponiamo di comprare, un esempio un po' datato, ma non importa, 21 agosto 2014, decido di comprare nel momento in cui il prezzo supera il precedente massimo relativo, quindi 19.705 punti, che valgono 5 euro l'uno. Il margine iniziale oggi è una misura percentuale del valore del contratto che viene stabilita automaticamente dai sistemi della borsa in funzione del rischio istantaneo di mercato, mentre ai tempi in cui è stata fatta questa operazione il margine era fisso ed era il 10,25% del valore del contratto. Quindi 19.705 per 5 euro l'uno per 0,1025 uguale 10.098,81 euro. A vederlo? Quello è il margine iniziale, cioè il denaro necessario ad aprire la posizione nel momento in cui io la apro. Ok? Deposito di garanzia. Dopodiché c'è tutta una serie di altri parametri. Ignorate la available money e il total capital on account, lasciate perdere. Ci fermiamo al variation margin. Ok? Che cosa succede? Che alla fine di ogni giornata, in realtà il meccanismo è real time, quindi i conteggi vengono rifatti in tempo reale. Ma anche qui, fino a un po' di anni fa, parecchio, qua si va un pochino indietro, il meccanismo veniva regolato una volta al giorno, quando il mercato chiudeva. Quindi restiamo al caso più semplice, mercato margini regolati una volta al giorno e importo del margine fisso, 10-25%. Si arriva alla fine della prima giornata, giorno stesso, non si vede il cursore, io sto muovendo il cursore ma voi non lo vedete, perché? Niente, andiamo. Fine del primo giorno, sempre 21 agosto 2014, c'è il primo regolamento monetario. Perché? Perché l'entità del margine iniziale è un deposito di garanzia determinato su una base statistica che non copre l'intero rischio dell'operazione. Per definizione è una frazione, è una percentuale del valore del contratto. Se il contratto si azzera, facciamo un caso estremo, mercato italiano fallisce, il contratto si azzera. Ok? Vale 95.000 euro, quello che è, ne ho messi nel piatto 10.000, chi mette gli altri 80-85.000? Se io non li ho, non li metto. Okay. Per cui c'è una copertura parziale del rischio e il regolatore ha stabilito che per ragioni di sicurezza questa copertura deve essere mantenuta costantemente lì a disposizione per eventuali problemi. Quindi nel momento in cui io apro la posizione, verso 10.098 euro e 81 centesimi a copertura del rischio statistico di variazioni negative. Io ho comprato, guadagno se sale, se scende perdo. Okay? Se scende tanto potrei perdere di più di quei 10.098 e 81. E lì si innestano i meccanismi di copertura dei rischi. Alla fine della stessa giornata vengono rifatti i conti in modo che l'ammontare di deposito di garanzia venga adeguato per essere aggiornato con quello che sta succedendo sul mercato. Siccome è il 10-25% del valore del contratto,
in funzione di come si sposta il valore del contratto, cambia quel 10-25% e quindi ci deve essere un aggiustamento. Infatti, alla fine della prima giornata, il prezzo di chiusura del futures è 19.880 punti. Ne ho guadagnati 175, che valgono 5 euro l'uno. Quindi ho un guadagno teorico di 875 euro che mi vengono pagati subito, margine di variazione, più 875 euro, che mi entrano cash sul conto subito. Okay? Ma allo stesso tempo il valore del contratto è cresciuto, perché 19.880 per 5, per 10, 25% fa di più che 19.705 per 5, per 10, 25%. Quindi il margine iniziale a quel valore lì è 10.188,50. Quindi devo integrare gli 89,69 che mancano. Me li prendono dal conto. Okay? Quindi mi entrano 875 di profitto, mi escono 89,69 di integrazione deposito di garanzia. Con una grande differenza, gli 875 sono profitto, gli 89,69 non sono una perdita, è soltanto un'integrazione di un margine di garanzia che nel momento in cui io chiudo la posizione viene restituito, perché serve solo a coprire il rischio, non è una spesa, è un deposito. Quando l'operazione viene chiusa, il deposito non serve più, mi tornano indietro quei soldi. Okay? Secondo giorno, 19.845, sceso 35 punti, per 5 euro l'uno ho perso 175 euro, che mi vengono prelevati dal conto la sera stessa. Ma nel frattempo è calato leggermente il valore del contratto e quindi mi restituiscono 17,94 euro, che non servono più a copertura del rischio. Giorno successivo, 20.280, ho guadagnato 155 più 280, 435 punti per 5 euro l'uno, 2.175 euro, che mi entrano cash nel portafoglio, ma il valore del contratto è aumentato, devo integrare 222,94 euro di deposito di garanzia, me li prendono dal conto e così via. Poi se arriva avanti un po' di giorni, decido di chiudere la posizione. 20.470, rivendo il contratto che avevo comprato. Perché? Perché i contratti derivati sono contratti a termine, ma non significa che nel momento in cui li compro me li devo tenere fino alla scadenza. Se voglio uscire prima, li rivendo sul mercato, esattamente dove li avevo comprati. Quindi avevo comprato il futures, vado sul mercato, lo rivendo, lo vendo a 20.470, non ho più margine iniziale, perché la posizione è chiusa, questi soldi qua, che erano fermi lì alla sera prima a copertura del rischio, mi vengono restituiti. Quindi mi tornano sul conto 10.578 euro. Però rispetto alla sera prima ho perso 170 punti per 5 euro l'uno, uguale a 850 euro, che devo pagare cash nel momento in cui esco. Il risultato finale è la somma algebrica dei margini di variazione, che sono i profitti e perdite giornalieri. Totale 3.825 euro di utile, su un investimento che nel punto massimo ha toccato i 10.578 euro. Fatti i conti, è un 32% più o meno. Okay? A fronte di quale movimento del sottostante? Presto detto, cioè se io avessi comprato direttamente il sottostante, quanto avrei guadagnato? Avrei fatto 20.470, scusate, 20.470 meno 19.705 fratto 19.705 avrei fatto il 3,88% se avessi comprato sottostante, e avrei messo nel piatto 19.705 per 5, 90.000 euro. Invece ho messo nel piatto 10.100 euro, poi nei giorni sono cresciuti un po', sono arrivati 10.005, ma ne ho guadagnati 3.825, quindi 3.825 su 10.578 ho fatto il 36,2%. Quindi ho fatto circa 9 volte e mezzo la performance del sottostante. È la leva finanziaria, sono i benefici della leva. Con meno soldi amplifico i profitti. Ok? Questo è il modo in cui funzionano i derivati. Perché le opzioni? Adesso passo alle opzioni. Perché le opzioni sono tanto care agli speculatori? Allora, adesso vabbè, Facebook non è proprio il caso migliore da far vedere. Prendiamo un titolo che non abbia fatto dei salti così micidiali di prezzo.
prendiamo. Allora. Prendiamo, stiamo sui titoli americani, prendiamo una McDonald's. Ok, questo è McDonald's. McDonald's è un titolo che storicamente, questo è il grafico storico dall'inizio delle quotazioni, anni 80, 1980 per l'esattezza, ad oggi è cresciuto parecchio. Okay, dai, boh, 2-3 dollari iniziali, quindi nei primi tempi era un dollaro circa, oggi ne quota 185-187. È chiaro che per avere l'effettivo incremento netto dovresti deflazionare i valori, per cui non è che un dollaro investito negli anni 80 oggi varrebbe 186 meno l'inflazione, okay? Quindi il guadagno è molto meno bello di quello che non sembri, però comunque è un titolo che è sempre salito tanto. E il discorso opzioni è, io ho a grandissime linee due modi di investire sui mercati finanziari. O investo in modo direzionale, quindi penso che il prezzo salirà, compro, penso che il prezzo scenderà, vendo allo scoperto. Questo significa andare direzionali. Guadagno soltanto se ho ragione, perché se investo al rialzo e il prezzo rimane stabile o scende, io non guadagno. Se investo al ribasso e il prezzo rimane stabile o sale, io non guadagno. Okay? L'altro modo di operare sui mercati è quello proprio non direzionale ed è un modo di guadagnare che non vi costringe, tra virgolette, a formulare previsioni sull'andamento futuro dei prezzi. Allora, un'idea potrebbe essere, siamo a 185 dollari circa, il trend rialzista è molto probabile che continuerà a salire. Tendenzialmente i prezzi si muovono nella linea di minor resistenza fino a che non interviene qualcosa che gli fa cambiare idea. Per cui quando il trend è rialzista, finché non interviene qualcosa che disturba l'ottimismo del mercato, il prezzo tendenzialmente sale, ma non va su in linea retta, sale a sinusoidi. E a volte si fa dei periodi laterali, come questo, come si suol dire, dei periodi che durano anche mesi, in cui il prezzo non va da nessuna parte. Se voi qua interpolate questi prezzi, vi viene una linea orizzontale. In media non è andato da nessuna parte. Per cui un'idea potrebbe essere, invece di dire scommetto, bruttissimo, bruttissimo termine, ma per capirsi che il prezzo salirà, o scommetto che il prezzo scenderà, dico scommetto che fondamentalmente non salirà più di tot e non scenderà più di tot. Quindi resterà all'interno di un certo canale di prezzo, di movimento. Okay? Questo è fare trading non direzionale e in questo le opzioni sono principi. Perché, ribadisco, siamo a 185 dollari circa, io potrei dire molto probabilmente sale di quanto, entro quanto tempo e in che modo è molto più difficile. Cioè un conto è avere aspettative rialziste, un conto è dire salirà di tot dollari entro una certa data e ci andrà in questo modo. È molto più complicato. Okay? Per cui io potrei dire è più probabile che non scenda. Okay? Siccome il trend è rialzista e tendenzialmente resterà tale finché non interviene qualcosa, molto probabilmente non scenderà. Okay? Allora, torniamo al discorso delle opzioni, call o put. Call guadagno se sale, put guadagno se scende, ma questo se le compro. Che cosa succede se le vendo allo scoperto? Allora, proviamo a fare un esempio. La call 190 mi fa guadagnare, aspettate che provo a ridurre un attimo, probabilmente ci riesco così, esatto. Ok. Se io compro la call 190, io guadagno soltanto se, supponiamo anche che io mi stabilisca una scadenza facciamo una linea verticale, allora la scadenza di dicembre è il 21 del mese, faccio un margine laterale di 30 giorni e dovremmo esserci, ok? La scadenza è qui, la scadenza delle opzioni di dicembre, ok? Dopo ho tirato la riga verticale. Questo
Quindi oggi siamo al 16 di novembre, 16 di novembre, dove andrà il prezzo McDonald's da qua al 21 dicembre? Che ne so io, non mica la sfera di cristallo. Io dico che tendenzialmente dovrebbe salire, okay? Poi dico dovrebbe, il condizionale d'obbligo, no? Gli metto su 10 righe di sottolineatura, perché ribadisco, non sono in grado di fare previsioni precise. Dico, dovrebbe andare lì. Di quanto sale, entro quale data, è molto più complicato. Allora potrei dire, il titolo dovrebbe salire, però contando che anche quando sale non è che si fa delle salite di $2,000 alla volta, 190 magari lo supera, 200 è più difficile, ok? Da qua al 21 di dicembre. Quindi la logica quale potrebbe essere? Invece di scommettere, sempre brutto termine, ma sempre per capirsi, sul superamento dei $200, scommetto sul non superamento dei $200. Ok? E qual è il vantaggio dello scommettere sul non superamento dei $200 anziché sul superamento dei 180, dei 190, dei 195? Che chi compra la call 200 guadagna soltanto se il prezzo supera i 200. O meglio, se supera i 200 più il premio pagato. Supponiamo che il premio pagato sia $2. Finché non si va a 202 perde comunque. E quindi gli scenari favorevoli al compratore della call 200 sono soltanto uno, sopra i 200 più premio. Okay? Tutti gli altri scenari, sale ma non troppo, rimane stabile, scende un pochino, scende un po' di più, chi se ne frega, io comunque guadagno. Questa è la posizione di chi la call 200 la vende allo scoperto. Ed è il discorso guadagno poco, perché al massimo guadagno il premio pagato dal compratore, sono esposto al rischio di perdere tanto se il titolo sale molto, ma quali sono le probabilità che salga molto rispetto a quelle che salga poco, rimanga stabile, scenda poco, scenda tanto? Questa è la domanda. È tutto un discorso probabilistico. Eventi nel tempo. Perché qui abbiamo due variabili con cui confrontarci, prezzo e tempo. Devo fare delle previsioni di non superamento di determinate soglie in determinati lassi temporali. E qui si innesta la statistica, che voi studierete l'anno prossimo, se non sbaglio. Okay. Infatti ci sono alcuni concetti che sarebbe interessante vedere, ma non riesco a farvi vedere perché vi mancano le basi. Okay. Perché qua c'è un fortissimo impianto statistico e qua si innestano alcune considerazioni sui modelli che cercano di descrivere la realtà, approssimandola, perché come tutti i modelli ovviamente semplificano la realtà, che può essere confrontata con una realtà dei fatti che va osservata su base empirica. Mi fermo qua perché sennò vi devo raccontare un po' troppa roba. Okay. Però il concetto è questo, puntare su eventi più probabili ed eventi meno probabili. Allora, se io vado a guardarmi, perché adesso vi faccio vedere le opzioni su McDonald's, adesso il mercato americano è chiuso, però comunque le chain, le cosiddette chain, che sono le tabelle delle opzioni, si vedono, e qui abbiamo tutta una serie di scadenze, novembre, 16 novembre 2018, 23 novembre 2018, eccetera, eccetera. Prendiamo quella del 21 di dicembre, e basta. Scadenza del 21 di dicembre. C'è una serie di strike che sono distanziati di $5 l'uno dall'altro. Perché è così? Perché l'ha deciso la borsa che emette le opzioni su McDonald's. In questo momento evidenziati soltanto una parte degli strike, in realtà gli strike sono molti di più e in questo momento sono quotati dai $210 come estremo superiore ai $100 di estremo inferiore per la scadenza del 21 di dicembre, tutti distanziati $5 l'uno dall'altro. Okay? Poi ci sono dei prezzi bid e ask, sono denaro e lettera, miglior compratore, miglior venditore, quello che vi ho fatto vedere nel book l'altra volta, no? Primo livello del book, lato compratori, primo livello del book, lato venditori. Gli strike, ribadisco, sono decisi dalla borsa. Per ogni strike abbiamo a destra le put, a sinistra le call. Questa è una tipica catena di opzioni, chain in inglese, dove sono quotate in un'unica tabella tutte le opzioni per singola scadenza. Okay? Hanno dei prezzi che seguono delle logiche che adesso a grandi linee
Il discorso è, più sono lontani gli eventi, minore la probabilità che si verifichino e minori sono quindi i prezzi. Allora, guardiamola lato call. Lato call, se siamo a 185, quali sono gli eventi lontani? 190, 195, 200, eccetera, eccetera, no? Obiettivi superiori di prezzo, come vi facevo vedere qui, no? È più probabile che si vada a 190 o a 200? A 190, ovviamente, perché è più vicino. È più facile raggiungere un prezzo vicino che non un prezzo lontano. Okay? Quindi più si va in alto con lo strike, più difficile arrivarci e quindi costa di meno. Perché? Perché siccome faccio più fatica a guadagnare, me la fanno pagare di meno. Se invece l'avendolo scoperto, più è lontano l'obiettivo, meno incasso. Però meno è probabile che il prezzo arrivi lì e quindi è più probabile che io mi tenga in tasca il premio incassato. Ok? Ripeto il ragionamento. Chi compra la call 200 guadagna soltanto se il prezzo sale sopra 200 più premio. Se l'ha pagata, vediamo quanto costa la call 200 scadenza 21 dicembre. Non c'è neanche il prezzo, ma se ci fosse sarebbe tipo 0,40, 0,35 dollari per azione. Il lotto è 100 azioni, quindi costerebbe 35 dollari l'opzione, no? Allora, il premio è 0,35, io devo andare sopra 200 dollari, 35 per cominciare a guadagnare. Strike più premio. Okay. Se invece compro la 190, più vicina, spendo $1,42. Quindi dove vado a break even? A $191,42. Da lì in su è tutto guadagno. Ok? Quindi se compro la 190, vado a break even a $191,42. Se compro la 195, vado a break even a $195,60. Se compro la 210, vado a break even a $210,10. Quindi più salgo con lo strike, meno spendo, ma più lontano è il break even. E quindi è più difficile guadagnare. Se sono compratore, se sono venditore, più salgo con lo strike, meno guadagno, ma è più probabile che me lo tenga. Capite la dualità del discorso, no? C'è un problema di prezzi e di probabilità, che sono strettamente correlati, perché i prezzi dipendono dalle probabilità degli eventi. Ok? Lato put è il contrario. Se siamo a 185, il vantaggio del possedere una put è se il prezzo scende. Quindi, se io compro una put 170, la pago 0,91, vado a break even a 169,19, strike meno premio. Se compro una put 160, spendo di meno, 0,38, ma vado a break even a 159,62, strike meno premio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Per cui la domanda è, mi conviene scommettere sul superamento dei $200 o sul non superamento dei $200? Mi conviene scommettere sul superamento dei 185 o sul non superamento dei 185? Più l'evento è vicino, più mi conviene scommettere sul fatto che ci si arrivi. Più l'evento è lontano, più mi conviene scommettere sul fatto che non ci si arriverà entro una certa data. Qua ci dobbiamo sempre confrontare col tempo. Ok? Per cui, qual è l'approccio speculativo adottato per lo più dai trader in opzioni? È quello di scommettere su eventi a bassa probabilità mettendocisi contro. Cioè, spero che non succeda qualcosa di specifico. E qua c'è un impianto statistico fortissimo che adesso vi faccio vedere con un caso particolare. Apro un altro titolo americano che è Johnson & Johnson. Immagino che tutti conosciate. HIJK, sì. Sono nella cartella giusta. Johnson & Johnson. Shampoo, bagno, schiuma, eccetera, eccetera, no? Allora, aspettate che cancello un po' di roba, che non serve. Johnson & Johnson, come McDonald's e come tanti altri titoli americani, è un titolo che storicamente è sempre andato su. Okay? Ma al di là del fatto che storicamente è sempre andato su, c'è un'altra considerazione molto importante, molto rilevante da fare. Quando va giù, okay, nei momenti in cui va giù, questo qua e questo qua, per esempio, i più drammatici, quanto va giù? Perché questa è una domanda importante. Cioè, quando le cose vanno male, quanto statisticamente possono andare male?
se uno ha le azioni Johnson & Johnson in portafoglio. Cioè se io domattina mi sveglio e compro Johnson & Johnson, così, mi tira, mi sveglio e compro Johnson & Johnson. Okay. Quanto posso aspettarmi di soffrire, tra virgolette, finanziariamente parlando, prima di avere un guadagno monetario? Allora, dati alla mano, se voi vi prendete le distanze negative da un massimo che a quell'epoca era un massimo storico, era un all time high, non era mai andato più su di lì, da lì a un minimo prima di fare un nuovo massimo storico, che è, questo si chiama drawdown in termini tecnici, massimo drawdown storico. Cioè qual è stato il peggiore evento storico sul titolo Johnson & Johnson prima che facesse un nuovo massimo storico? 39%, 39,12 per l'esattezza. Quindi nella ora più nera il titolo Johnson & Johnson ha perso il 39,12% da un precedente massimo di periodo prima di fare un nuovo massimo di periodo più alto di quello di prima. Ok? Allora, ma con sotto un impianto statistico fortissimo, quale può essere? Che a meno che io non sia particolarmente sfortunato, potrebbe succedere, intendiamoci, non c'è assolutamente mai niente di certo nei mercati finanziari, ma a meno che io non sia particolarmente sfortunato, visto che in 38 anni di storia Johnson & Johnson non ha mai perso più del 40%, io posso dire che ogni giorno che Dio manda in terra, io posso aspettarmi che al massimo perderò il 40%. Al massimo. Ok? Allora, se io voglio scommettere, sempre brutta parola, ma per capirsi, lato ribassista, su una soglia di prezzo che quasi sicuramente non verrà violata, su che cosa punto? Su meno 40%. Quindi siamo a 145, 40% sono $58, tolgo $58 dal prezzo corrente, vado a 90, no, 89, vendo una put 89, quindi spero che non scenda sotto $89 e teoricamente parlando non dovrei perdere mai. Perché? Perché per arrivare lì il titolo dovrebbe fare una cosa che non ha mai fatto in tutta la sua vita. Non è garanzia di successo, intendiamoci, ma le probabilità sono nettamente a favore. Ok? Allora, al di là di questa considerazione, qual è la parte bella di tutto questo ragionamento? Sto lasciando le previsioni agli altri, perché non sto dicendo che salirà, vendo perché penso che scenderà. Sto facendo una cosa completamente diversa, che posso fare soltanto con le opzioni. Lasciare agli altri il problema di fare previsioni e mettermi in condizione di sfruttare la statistica e la probabilità per avere dalla mia parte il più possibile di margine di guadagno. Ok? E ribadisco, questo è quello che fanno gli speculatori su eventi a bassa probabilità per dargli contro, cioè mettersi in condizione di guadagnare dal fatto che non si verifichino, perché è molto poco probabile che si verifichino. I guadagni sono bassi, i rischi sono alti, infatti bisogna sapere gestire i rischi di quei pochi eventi che capitano, ma che capitano, e alla fine il bilancio comunque, se si lavora bene, è positivo. Questo è quello che faccio io di mestiere, io faccio proprio questo. Io sto lavorando soprattutto in questo ambito qua, con l'aiuto di una piattaforma americana, un'azienda con la quale io collaboro, sono un distributore italiano, che fa esattamente questo, cioè va a cercare su diversi titoli ogni giorno degli eventi a bassa probabilità su cui scommettere sul non raggiungimento di quelle determinate soglie di prezzo. Se si ragiona in questo modo qua e si sfrutta la statistica per fare dei conteggi di convenienza, perché il discorso è, in termini estremamente banali, se io ho davanti a me due possibili scenari, guadagno uno con probabilità 90%, perdo 20 con probabilità 10%, secondo voi ha senso? Provate a fare un ragionamento. Se va bene, al 90% di probabilità guadagno 1. Se va male, nel restante 10% di probabilità perdo 20. È ragionevole o no, secondo voi? La risposta è no, perché se voi fate la media ponderata di profitto per probabilità di averlo,
meno perdita per probabilità di averla, è un saldo negativo. E quella è l'aspettativa statistica del profitto perdita dell'operazione. Infatti 1 per 90% fa 0,9, meno 2 per 10% e meno 20 per 10% che è meno 2 fa meno 1,1. Quindi l'aspettativa, se voi faceste 1000 operazioni così, tutte con queste caratteristiche, alla fine in media per ognuna perdereste $1,10. Non ha senso. Ok? Ma se invece io ho che se va bene guadagno 1 col 90% di probabilità, se va male perdo 3 al 90% di probabilità, l'aspettativa statistica è positiva, perché è 0,9 meno 0,3 che fa 0,6. E quindi ha senso farlo. Ha senso correre il rischio di perdere 3 contro un'aspettativa di utile di 1 se va bene, perché comunque le probabilità di prendere quell'1 sono talmente più alte di quelle del perdere 3 che vale la pena correre il rischio. Questa è statistica applicata alla finanza, ok? Ed è quello che fanno gli opzionisti come me. Io sono da 2002 mi occupo di studi di mercato orientati a queste tematiche. E ribadisco, con gli modelli giusti, con gli strumenti giusti, con la conoscenza, con l'esperienza, si arrivano a fare delle tipologie di operatività di borsa che hanno la statistica dalla loro parte. Quindi uno sa che non vincerà sempre, non c'è modo di vincere sempre, purtroppo. L'importante è che si vinca in media e che quindi la propria equity line sia una sinusoide che però in media sale. Quindi si guadagna, si guadagna, si guadagna, poi si perde. Quando si perde parecchio, perché se mediamente guadagno 1 quando va bene, perdo 3 quando va male, le poche volte che mi va male, l'equity mi scende di almeno 3 operazioni medie positive. Quindi ho tanti piccoli guadagni, perdita consistente, altri piccoli guadagni, perdita consistente, però in media l'equity line sale. Questo è l'obiettivo. Ok? Avete qualche curiosità? Come mi era stato chiesto di vedere l'operatività in futures? Sulle opzioni funziona nello stesso identico modo. Quindi il concetto qual è? Io ho la chain delle opzioni. Voglio scommettere, se dunque siamo, prendiamo Johnson & Johnson, J&J, prendiamo scadenze un pochino lunghe, perché, allora, torniamo un attimo al discorso che vi facevo prima su Johnson & Johnson. Il meno 40 è un evento che teoricamente non dovrebbe succedere, teoricamente, intendiamoci, però qui la probabilità sul non succedere è altissima. Siamo tranquillamente al 99,4%, okay? Perché se anche succedesse una volta, non inficerebbe 38 anni di storico, sarebbe un caso isolato molto probabilmente, no? Per cui la probabilità qui a favore è altissima, quindi mi posso anche accontentare di un guadagno risicato, sapendo che ho la quasi certezza di tenermelo. Però siccome lo strike è molto lontano, non riesco a vendere una put meno 40% scadenza un mese, devo andare avanti almeno un annetto, ok? Se no non c'è abbastanza premio da giustificare il rischio. Proviamo a vedere. Adesso non so se troveremo le condizioni di mercato, però proviamo a vedere. Prendiamo scadenze lunghe, andiamo non a 3 mesi ma a 2 anni. Cavolo, però me le fa vedere tutte. Allora facciamo una cosa, facciamo un mese, tolgo tutte quelle recenti e vado avanti il più possibile. Allora siamo a novembre, andiamo a gennaio 2017, sono 13 mesi, scusate, gennaio 2020, sono 13 mesi, no? Circa, 13 mesi e mezzo. Andiamo al 17 gennaio 2020 e vediamo che cosa troviamo. 427 giorni di calendario alla scadenza, la put 90 circa, quota 084106. Ok? Quindi per ogni put 90, sarebbe 89 in realtà, ma non è quotato lo strike 89, quindi o 90 o 85. Se io voglio essere più cautelativo, vendo all'85, sono a un 43-44% di distanza, ancora meglio, no? Anziché un 40% mi metto a un 45 in meno. Quindi vendo la put 85, ho teoricamente il 100% di probabilità di guadagnare, teoricamente, perché dovrebbe perdere il 45%, non l'ha mai fatto in vita sua, è molto difficile che lo farà. Okay.
Quindi qual è il risultato? Che io qua incasso, se vado a colpire il primo compratore che trovo nel book, 69 centesimi di dollaro per azione, moltiplicato 100 azioni, che è il lotto dell'operazione, 69 dollari. Okay. Poi magari provo a mettermi baricentrico, vendo a 75, sono 75 dollari. Devo aspettare 427 giorni per incassare 75 dollari? Uno potrebbe dire, chi te lo fa fare? Me lo fa fare la statistica? Ho quasi il 100% di probabilità di guadagnare? Perché no? Okay. È chiaro che se a fronte di questa operazione la piattaforma mi chiede di depositare a garanzia, perché qua mi chiedono un deposito di garanzia di 2000 dollari, ci sta, perché 100, facciamo un conto tondo, se io vendessi la 90 a 1, 100 dollari su 2000 che mi chiedono di marginazione è un 5%, ci può anche stare come redditività in 427 giorni, a rischio zero, okay. È molto di più di quello che prendo con un bot. Oggi, per avere lo stesso rischio, guadagno molto di meno. Okay. Però se quei 2000 dollari sono gli unici soldi che ho, magari posso cercare modi più efficienti di usarli. Ma se invece ragioni in ottica di un portafoglio di investimenti, di diversificazione dei rischi su più mercati, su più strumenti, con più tecniche di investimento, allora questa è una cosa che si può prendere in considerazione. Perché un'operazione, ribadisco, a rischio praticamente zero è il risultato quasi certo. Gli americani li chiamano pasti gratis, queste cose qua, i free lunch, perché sono praticamente soldi regalati, perché sono, ribadisco, eventi a probabilità praticamente zero che però remunerano il rischio, come se ci fosse un rischio che statisticamente non c'è. Chiaro il concetto? E come questo, vi garantisco, se ne trovano migliaia di esempi sui mercati. Solo che sul mercato italiano, di titoli quotati sui quali ci sono i derivati, che tra l'altro sono innegoziabili perché non c'è liquidità, cioè ci sono pochissimi operatori, ce ne sono una sessantina, circa 60 strumenti negoziabili. Sul mercato americano ce ne sono 4.500. Questo da un lato è un vantaggio perché hai molte più scelte operative, dall'altro è uno svantaggio perché come fai tutti i giorni ti guardi 4.500 strumenti? Ci metti una settimana a guardarti 4.500 grafici per capire su ognuno che cosa puoi fare, eccetera, eccetera. Per cui devi dotarti di strumenti informatici, materia vostra, per fare degli screening automatici di mercato tutti i giorni alla ricerca di condizioni particolari di mercato. Per cui oggi concentrati su McDonald's, Johnson & Johnson e Amazon, domani concentrati su Bank of America, eccetera, eccetera. Okay, quindi strumenti automatici di selezione delle operazioni più profittevoli e più probabilisticamente a vostro vantaggio rispetto a tutte le altre che potreste fare. E in questo si concentra una grande mole di ricerca che io ho fatto negli ultimi 17 anni, 16-17 anni, e che potreste fare voi se decideste di dedicarvi a materie come questa come occupazione. Questo è uno dei campi in cui l'information technology si sta sviluppando tantissimo, un po' grazie alle criptovalute che sono un argomento molto recente, e la blockchain che è la struttura, l'architettura che sta sotto a tutto l'impianto delle criptovalute, ma non solo. Ma anche su argomenti più terra a terra come il trading su opzioni, il trading sui futures, perché c'è un fortissimo contenuto informativo qua che bisogna imparare ad analizzare. Vi butto lì qualcosa, tanto ormai direi che Tomasini non viene oggi. A sto punto, sulle 12:30 mi sa che ha avuto qualche contrattempo. Vi rubo ancora 10 minuti, vi racconto a un po' di altre cose e poi vi lascio andare. Per farvi capire quante information technology c'è, ragazzi, per farvi capire quante information technology c'è oggi nei mercati finanziari, ragazzi, dai su, 10 minuti ancora. Una delle piattaforme più blasonate del mondo si chiama Bloomberg, che costa un sacco di soldi. Costa un sacco di soldi versione base. Se siete disposti a pagare ancora più soldi, parecchi, siamo sui 10-12 mila dollari al mese, vi danno le informazioni che vengono pubblicate sui mercati un secondo prima del resto del mondo. Ok? 10-12 mila dollari al mese vi danno le informazioni un secondo prima. E uno dice, che ci faccio in un secondo? Ci fai e come? Perché se hai un computer che le legge automaticamente
e automaticamente decide che cosa comprare e vendere, un secondo è un'era geologica, perché il computer ci mette un millisecondo a fare quell'analisi lì, e automaticamente fa click su compra o vendi. Fine. Okay. E loro si muovono in anticipo rispetto a tutti gli altri. È solo questione di quanto sei disposto a pagare. Ok? Con un software stupido come Metastock, che non vorrei dire ma si cracca, l'ho trovato su Emule, per intendersi, si possono fare un sacco di cose carine. Per esempio, costruirsi degli explorer di mercato che ogni giorno vi fanno automaticamente lo screening di tutti i mercati che volete voi, dicendovi domani devi comprare questo, devi vendere questo e quest'altro. Automaticamente, per cui tutte le sere, quando il mercato chiude, aggiornate la banca dati, c'è una routine che fa automaticamente l'aggiornamento dei dati, lanciate gli explorer e avete la lista della spesa per il giorno dopo. Domattina compri questo, vendi quell'altro, rimani fermo lì perché non ci sono ancora segnali operativi, eccetera, eccetera. E qua si apre il mondo della fantasia, perché? Perché oltre ai prezzi ci sono, almeno ad oggi che io sappia, 150 o anche 200 indicatori che servono per prendere decisioni di investimento. Quindi se il prezzo sta salendo e un determinato indicatore si comporta in un certo modo, allora statisticamente conviene comprare. Okay? Su quanti titoli alla chiusura di ieri sera si è generata questa condizione operativa? Ve lo faccio dire da Metastock. Okay? Vi faccio un esempio banale. Uno degli indicatori più stupidi di analisi tecnica è la media mobile. La media mobile è la media aritmetica, può essere anche ponderata, si possono fare varie tipologie di medie, ma ce la facciamo facile. Insert indicators, moving average, la mettiamo sullo stesso grafico del titolo e la facciamo a 20 giorni. È una linea, okay, che si interpola al grafico. Facciamola ancora più facile, mettiamo il grafico di tipo linea. Ok, quindi che cosa ho fatto? Ho preso la linea dei prezzi di chiusura del titolo Johnson & Johnson, prezzi di chiusura giornalieri, e li ho caricato su una media mobile. Che cos'è la media mobile? Ad oggi, questo è a ieri sera, è il prezzo di chiusura di oggi più quello di ieri, più quello di ieri l'altro, eccetera eccetera, indietro altri 19 giorni diviso 20, è una media. Okay. Perché si chiama media mobile? Perché a ogni nuova giornata si aggiunge un nuovo dato, ma siccome deve essere sempre 20 giorni, se ne entra uno nuovo da davanti, ne tolgo uno vecchio da dietro. Okay. Quindi ne aggiungo uno da una parte, ne tolgo uno dall'altra. E in questo modo ho 20 giorni che si spostano, per questo si chiama media mobile. Chiaro il concetto? Se ogni giorno ricalcolo la media sullo stesso numero di giorni, aggiungendo un dato nuovo e togliendo un dato vecchio, per cui la sposto fisicamente. Okay. Qual è il vantaggio della media mobile? Che segue l'andamento del prezzo, da sotto quando il prezzo sale, da sopra quando il prezzo scende. Per cui che cosa succede? Che quando il trend cambia direzione, ci sono dei punti di taglio. La media taglia il prezzo e viceversa. Lo vediamo qua. Qua il prezzo sta salendo, la media sale insieme a lui. A un certo punto il mercato si prende una pausa, il prezzo lateralizza fino a che non decide di scendere, il prezzo taglia la media mobile. Ok? Quindi se noi sappiamo che quando il prezzo sale la media sta sotto e quando il prezzo scende la media sta sopra, i punti di taglio sono punti di possibile inversione del trend. Ripeto, quando il mercato sale la media sta sotto, quando il mercato scende la media sta sopra. Il passaggio da sopra a sotto dov'è che avviene? Dove il mercato cambia direzione. Quindi quando si verifica l'incrocio prezzo media è un segnale operativo. Se si verifica in un senso compro, se si verifica nell'altro senso vendo. Ok? Funziona o no come idea? Che ne faccio? Come faccio a dare una risposta a questa domanda? Uso il computer. Come? Con una funzione che si chiama System Tester, nella quale io dico che vado a codificare un sistema di trading che chiamo
AAA, incrocio, faccio A perché così mi viene in testa nell'elenco, perché è ordinato in ordine alfabetico. Incrocio, prezzo, media, ok? Dove ho un buy order che è cross, qua c'è una sintassi dei comandi che è molto semplice, cross C, mov dei C 20 S, scusate ho sbagliato, mov dei aperta tonda C dei prezzi di chiusura, questo è incrocio tra il prezzo di chiusura e la media dei prezzi di chiusura 20 giorni semplice, media aritmetica dei prezzi degli ultimi 20 giorni. Ok, devo chiudere un'altra parentesi. Questo è il segnale di acquisto, il prezzo sta tagliando dal basso verso l'alto la media mobile, quindi era il prezzo stava sopra la media si sta portando, scusate, il contrario, la media era sopra il prezzo. Il prezzo la sta tagliando da sotto, la media sta passando sotto al grafico, siamo in trend rialzista. Questa è l'interpretazione. Ok? Facciamo così. Torniamo al grafico. Vediamo se trovo un caso più eclatante. Qua, in realtà no perché non è salito, però qua, ok? Il prezzo sta scendendo, la media mobile è sopra il grafico. A un certo punto il prezzo taglia la media mobile dal basso verso l'alto, segnale rialzista. Probabilmente il prezzo è destinato a salire, probabilmente sempre, intendiamoci, siamo sempre nel campo delle probabilità. Per cui che faccio? Compro. Nel momento in cui il prezzo taglia dal basso verso l'alto la media mobile, compro. Okay. Come faccio a dare una quantificazione della bontà o meno di questa idea operativa? Uso il computer per fare un test su dati storici con una funzione che si chiama system tester. Vado a fare, ce l'ho tra l'altro, ce l'ho già codificato, incrocio prezzo su media mobile. Come è fatto? È fatto cross C, mov C 20S, cioè ogni volta che il prezzo taglia dal basso verso l'alto la media mobile dei prezzi di chiusura a 20 giorni semplice, compro. Il sell order è il contrario, la media taglia dal basso verso l'alto il prezzo. Ok? Ok, faccio un test, nuova simulazione, incrocio prezzo su media mobile sul titolo Johnson & Johnson, per gli ultimi 3.750 giorni, sono 15 anni lavorativi, okay, 250 giorni lavorativi all'anno, fatti i conti, sono 15 anni. Avanti, supponi di avere $100.000 di equity iniziale e di usare ogni volta il 100% del denaro disponibile. Okay? Anche questi sono tutti parametri che possono essere decisi dall'utente. Facciamo la facile, $100.000 di equity iniziale, ogni volta con segnale butto dentro tutti i soldi che ho. Ok? Vediamo se funziona. Start, 30 secondi, neanche una frazione di secondo, view results, e ho i risultati. Avrei guadagnato $67.675 sui 100.000 iniziali, quindi la performance è del 67-68%, che in 15 anni fa un 4,53% annuo, niente di che. Ok? Non fatevi venire i dollaroni negli occhi come zio Paperone, perché c'è molto di più da vedere. Okay? La valutazione della bontà di un sistema di trading è molto più complessa di quattro indicatori. Okay? Però intanto vi permette di farvi un'idea di come si può usare il computer per fare analisi statistica finalizzata alla creazione di strategie che hanno una certa valenza statistica. Okay? A questo punto si può fare un altro ragionamento. Adesso mi fermo qua sulla valutazione. Perché la media 20 giorni e non quella a 30 o a 10? Non lo so. Posso provare a chiedere al computer, ce n'è una migliore della 20? Cioè se invece di usare la media 20 avessi usato la 30, avrei fatto meglio o avrei fatto peggio? E qua si innesta un altro tipo di simulazione, quella per l'ottimizzazione di un parametro. Quindi faccio un incrocio prezzo media ottimizzata, faccio una nuova simulazione, in cui vado a chiedere al sistema di rifarmi il test su Johnson & Johnson, sempre con $100.000, scusate non vi ho fatto vedere l'ottimizzazione, vado a fare lo stesso test su Johnson & Johnson, dove invece di mettere 20 come parametro temporale della media mobile, metto una variabile che chiamo OPT1 e nel campo dell'ottimizzazione do il campo di variazione della OPT1, gli dico testa da 10 a 100 a passo 1. Quindi prova la media 10, 11, 12, 13, 14, 15 fino a 100 e dimmi qual è la migliore. Ok? Sto facendo un'ottimizzazione su dati storici. Andiamo a vedere su Johnson & Johnson, incrocio prezzo medio ottimizzata, avanti, avanti, start. Ci mette un pochino di più, ma
poca roba, siamo già al 15%. Prima aveva fatto 65.000 dollari più o meno di utile, 67.000 dollari di utile. In questo caso finora il best è 109.000 dollari, quindi con un altro passo della media guadagno di più. Ordiniamo per net profit e scopriamo che con la media a 16 giorni, anziché quella 20, il campo OPT1 è la variabile numero di giorni su cui calcolare la media, con la media 16 giorni avrei guadagnato di più. Anziché i 67.000 dollari che guadagnavo con la media 20, ne guadagno 109.900. Ok? Sto usando la tecnologia semplicemente per cercare strategie efficaci di investimento sulla base di dati storici. Poi che faccio? Quando ho trovato qualcosa che avrebbe funzionato su dati storici, l'applico su dati futuri sperando che il futuro sia simile al passato, non sarà mai uguale. Okay? E questo è l'utilizzo delle tecnologie al servizio dell'analisi tecnica moderna, che è materia del professor Tomasini, che si occupa proprio di queste tematiche, insieme a un team di persone, di cui faccio parte anch'io, ma io mi occupo di altre cose. Noi ci occupiamo di questo, che è di utilizzo della tecnologia informatica per ottimizzare strategie di investimento. Ed è un campo nel quale c'è ancora tantissimo da inventare ed è materia vostra. Per cui doveste mai appassionarvi alla materia, sappiate che qua c'è pane. Pane per i vostri denti sia a livello mentale che di remunerazione per il vostro lavoro. A questo punto direi che vi lascio andare. Darò a Tomasini il video anche di oggi e le slide.